Velocemente passo la parola ad Alessio Abram, che è il presidente della Santa Sciacura e l'altra associazione che insieme a noi ha lavorato a questo progetto e ha avuto un peso fondamentale nella realizzazione di questa nuova associazione. Prego. Ciao a tutti, io vi rubo veramente 30 secondi perché qui voglio iniziare con i ringraziamenti davvero doverosi alle istituzioni politiche, alle istituzioni sportive che comunque con la loro presenza appunto danno un contributo notevole a questa iniziativa. Sono visibilmente emozionato perché questo è la nascita di un progetto che secondo me è un progetto veramente unico in Italia e ci avviciniamo per alcuni aspetti, alcuni progetti che stanno nascendo da alcuni anni sotto l'onda della Fare in Europa. Io porto ho anche questo compito, i saluti direttamente del Ministro dell'Integrazione della CESE, che il 21 settembre, come sapevate molti, doveva venire qua ad Ancona, invitato da noi e dal Comune di Ancona, alla festa che c'era al piano appunto il 21 settembre. Purtroppo per motivi di governo proprio non può arrivare il 21, ci ha promesso che per i primi novembre sarà qua a battezzare questo progetto, quindi ci tenevo a dirlo perché comunque lei l'avrebbe fatto il 21, molto probabilmente il 21 a posto suo verrà un ispettore dell'UNAR, che è il dipartimento appunto che lavora col Ministero degli Interni appunto sul discorso delle discriminazioni. E io niente, mi auguro un in bocca al lupo per questo progetto e ringrazio nuovamente e ripasso la parola a Davide. Aspetti più tecnici. Sì, quindi non so se sì, o Fabio Strappa, che è quello che si occupa del settore tecnico, poi dopo facciamo. Sì, certo. Allora, prego Fabio. Gruppo 2 minuti, io sono Fabio Strappa, in questa associazione ho il ruolo di vicepresidente e di seguire un po' quella che è la strutturazione del settore tecnico. No. Come diceva precedentemente Silvana, presidente, questo è un progetto un po' particolare, dove abbiamo avuto comunque un riscontro da parte dei tecnici notevole. Chiaramente sono tutti tecnici che, come diceva Silvana, avranno un minimo di rimborso spese, ma tutti noi siamo qui solamente per un discorso di volontariato. Questo chiaramente ci permette di poter poi offrire ai ragazzi la possibilità di giocare a dei prezzi chiaramente molto più convenienti, questo è logico. Per quanto vado a qualche dettaglio tecnico che poi è giusto per farvi rendere conto, qui oggi presenti ci sono dei vari, quelli che costituiranno un po' il settore tecnico, il settore comunque educativo di questa associazione. Ve li dico così in ordine sparso: c'è Vincenzo Urbano, che sarà il responsabile di educazione comportamentale, e poi c'è Federico Recchi, che sarà uno dei tre tecnici che in questo momento abbiamo, Tayeb Fuzzani, ex calciatore Santa Sciacura, allenatore eccetera, e Flavio Ferroni, che collabora con il discorso di collaborazione anche nella parte tecnica che abbiamo con l'Orsa. Attualmente, giusto per andare a capire dove svolgeremo l'attività, ci sono tre campi. Abbiamo un campo scoperto ai Salesiani, grazie appunto alla collaborazione con l'Orsa, un campo scoperto ai Cappuccini, che gestisce anche la Santa Sciacura, e poi abbiamo un campo coperto di calcio a 5 nel centro sportivo di Montedago. Questi attualmente sono i campi in cui svolgeremo l'attività. Chiaramente qui sono presenti dei ragazzini che già sono si tesseranno con la nostra associazione, e molto dipenderà da quanti ragazzini avremo. Sarà importante comunque partire, sarà importante, e ringrazio, e vedo qui il Presidente Mancini, il nostro Padio, per la collaborazione che abbiamo con il patrocinio che abbiamo con Ancona 1905, perché comunque l'obiettivo, come diceva prima Miani, è anche quello in futuro di poter far visionare
selezionare i nostri ragazzini ancora nel 1905 e se tra questi ragazzini ci sarà qualcuno che meriterà di passare la maglia dell'Ancona saremo tutti più contenti, anche se il nostro obiettivo è comunque solo in questo momento quello di farli giocare e di farli divertire, un po' come per tutte le scuole calcio, chiaramente. Quindi noi seguiremo le categorie che vanno dai ragazzini di 6 anni fino ai 12 anni, ragazzini e ragazzine, e con l'aiuto di tutti, di chi anche ci sta sostenendo non solo finanziariamente ma anche moralmente, speriamo di poter fare un buon lavoro e questo è l'obiettivo principale. Mi faccio il bocca al lupo da solo e vi ringrazio di essere intervenuti così tanti, così numerosi.